La disciplina della storia si è basata, soprattutto nel corso degli ultimi 200 anni, su due cose. La prima è quella del raccontare la storia della nazione, ovviamente di tutte le nazioni, per ricostruire la grandezza di questa e per legittimarla, spesso legittimando soprattutto le classi dirigenti, e per il fatto che il rigore della disciplina passava per l'individuare in maniera molto precisa quelle che erano le fonti storiche, i documenti storici che si trovavano soprattutto negli archivi pubblici o privati e che finivano per avere un valore che possiamo definire perfino monumentale, ovvero una cosa molto ben stabilita. Nel corso soprattutto degli ultimi decenni si è visto che tutto questo era sì importante, restava sì importante, ma non era sufficiente, perché per esempio tutta una parte dell'umanità e tutta una parte di soggetti che potevano essere di interesse per noi storici non venivano coperti dai documenti, non venivano coperti da questa storia che individuava nella nazione, nella storia nazionale, un po' il centro di tutto. Uno dei soggetti che non veniva spesso a essere parte, sto parlando di un contesto che è quello comunque della storia sociale, uno dei soggetti che non era coperto dalle fonti tradizionali era quello, per esempio, delle classi popolari, delle classi non egemoni, per esempio delle donne, per esempio dei lavoratori più o meno manuali. E la maniera con la quale si poteva accedere alle testimonianze di questi e fare sì che queste testimonianze divenissero fonti per lo studio della storia contemporanea, si è via via venuta a chiamare come storia orale, l'abbiamo cominciata a definire come storia orale. Però che cos'è la storia orale? Vediamo di essere chiari in questo. È l'incontro tra due soggettività. In questo contesto vedete che la soggettività in quanto tale viene sdoganata. La fonte sembra un qualcosa di soggettivo, di oggettivo, chiedo scusa, se c'è un documento della polizia che definisce Sandro Pertini come un soggetto pericoloso, evidentemente quella fonte è in qualche modo oggettiva. Poi siamo noi storici a doverla collocare nel proprio contesto storico e quindi ricordare per esempio che era un soggetto pericoloso. Pericoloso per la dittatura fascista e poi Sandro Pertini diventò il più amato presidente della Repubblica Italiana. La soggettività che noi troviamo nella storia orale è proprio l'incontro tra due persone che si raccontano, che si vogliono raccontare, che si vogliono capire, evidentemente riconducendola alla possibilità di sistematizzare, di organizzare le fonti e di renderle in qualche maniera sia verificabili sia oggettivabili in un contesto più grande. Evidentemente se io voglio sapere come viveva un operaio in una fabbrica o voglio sapere per esempio i racconti della gente comune rispetto alla Seconda Guerra Mondiale, o voglio avere le testimonianze di persone che hanno visto, per esempio, i loro diritti umani violati da un contesto dittatoriale, non mi potrò basare nel racconto singolo di una persona anonima, ma avrò la necessità di fare tanti racconti, di seguire tanti racconti, di raccogliere tante testimonianze per riuscire poi a un certo punto, attraverso uno strumento che chiamiamo quello dell'individuazione della densità del racconto, per trovare che i racconti cominciano a ripetersi, quindi non è tanto interessante la rivelazione, quello che per esempio il documento storico può rilevarci dalla famosa donazione di Costantino in avanti ed essere eventualmente anche un falso, non è tanto il singolo evento, il singolo fatto che quel testimone mi può raccontare, ma è quello che poi alla fine viene a comporsi come vissuto collettivo, cioè una serie importante di persone che hanno vissuto esperienze simili e
che non sono state narrate da quella che finiamo per chiamare storia ufficiale, ci ricompongono un quadro, ci ricompongono un ambiente, ci ricompongono un'esperienza, e questa esperienza è quella che chiamiamo il prodotto della raccolta di fonti orari. Le fonti orari si raccolgono attraverso una serie di interviste fatte con persone diverse che abbiamo selezionato sulla base di un criterio che è quello dell'interesse ed è quello dell'aver vissuto una data esperienza. Per esempio, io ho svolto a lungo ricerche nel campo della storia orale, in particolare in tre paesi dell'America Latina, l'Argentina, il Cile e l'Uruguay, e in particolare rispetto al tema, ed è il tema della mia ricerca, dell'essersi opposti dell'essere stati vittime delle dittature militari, civico-militari degli anni 60 e 70. Quindi mi sono trovato a dover lavorare evidentemente con una bibliografia e con delle fonti primarie che comunque esistono e che sono importanti e dalle quali non posso prescindere, però poi volevo andare oltre, e l'andare oltre è stato l'incontrarmi con queste persone e raccogliere la loro testimonianza di vita, non in quanto semplice racconto. Io mi sarei potuto limitare, ma in quel caso avrei fatto un'intervista un po' giornalistica, che è un'altra cosa, mi sarei potuto limitare a chiedere a quella persona ma che cosa ti è successo, che ne so, il giorno del colpo di Stato dell'11 settembre in Cile, oppure che cosa ti hanno fatto quando sei stato arrestato e torturato e magari incarcerato ingiustamente per il solo fatto di pensare diversamente rispetto alla dittatura militare di Augusto Pinochet. No, tutto questo non mi bastava, perché volevo, ed era importante per la costruzione della fonte orale, sapere davvero chi erano quelle persone, da dove venivano, qual era il loro vissuto, e tutto questo lo facciamo attraverso lunghe interviste che chiamiamo racconto di vita, nelle quali è importante costruire empatia, è importante raccontare magari la mia esperienza personale e come sono arrivato a incontrare queste persone, e quindi attraverso tutta una lunga serie di racconti nella quale l'argomento per il che mi ha portato a intervistare quella persona, magari attraversando mezzo Cile, andando a raggiungerla in un paese dell'estremo nord, vicino al Perù oppure sulle Ande, quel dettaglio che fa sì che quella persona sia stata individuata come interessante, per me diventa semplicemente una parte del tutto, perché è l'incontro, perché è lo scambio con quella persona che diventa fonte orale, che diventa fonte per la storiografia. E io ritengo che i prodotti dati dalla storia orale in questi decenni sono stati fondamentali per descrivere una storia che è la storia non dei vincitori, che è la storia soprattutto delle classi non egemoni, che è la storia di quelli che nella vita hanno perso, di quelli che non hanno potuto scrivere libri, ma che sono parte della storia, sono fondamentalmente parte della storia. In questo contesto la storia orale è un contributo importante. Faccio solamente un esempio. Quando Sandro Portelli, che è uno dei più importanti storici orali, nonostante lui di formazione sia un linguista, sia uno specialista di letteratura statunitense, nordamericana, quando Sandro Portelli ha cominciato a fare interviste per capire davvero cosa era successo in quella particolare meccanica delle cose che si sono succedute nella Roma occupata tra l'imboscata di Via Rasella e la strage delle fosse ardeatine, adesso dirò anche di cosa si tratta, non pensava probabilmente di raccontare la storia di tutta Roma occupata. Con le interviste invece è quello che emerge, facendo racconto di vita
emerge tutta la personalità di una persona che altrimenti non potremmo conoscere diversamente. A che cosa mi sto riferendo? Nella Roma occupata la più importante azione della resistenza, la più importante azione dei partigiani è quella di un'imboscata. Di un'imboscata in pieno centro di Roma, con la quale cadono 33 nemici, 33 SS. I partigiani mettono una bomba, è un'azione di particolare successo e quindi 33 SS muoiono, cadono in questa imboscata. Immediatamente il comando nazista, con il supporto, con la complicità dei fascisti, rastrellano in maniera diversa, molti sono in carcere, carcere comune, carcere politico, via Tasso o addirittura vicini del quartiere, siamo a Via Rasella, a due passi da Piazza Barberini, in pieno centro di Roma, rastrellano 335 persone, addirittura 5 in più in sovrannumero, e in poche ore le portano alle fosse ardeatine, le uccidono con il colpo alla nuca in maniera particolarmente barbara. Poi la cosa è talmente terribile, talmente indicibile, che dinamitano le fosse ardeatine, chiudono tutto e non fanno sapere niente di dove sono finite queste persone. La vulgata un po' antiresistenziale, un po' proprio il racconto che viene fatto di questa cosa, finisce per far passare questa storia come una storia molto diversa, una storia quasi da film, nel senso che molte persone sono tutt'oggi disposte a raccontare che per esempio i tedeschi avessero già fatto rappresaglie, cosa che non era vera, sono disposti a giurare che in quelle pochissime ore loro abbiano visto dei manifesti nei quali si invitavano i partigiani a consegnarsi, anche questo è assolutamente falso e indimostrabile, e che quindi in buona sostanza alla fine sia stata colpa dei partigiani se sia stata commessa poi la strage dai nazisti. Ora, allo storico tradizionale bastano 5 minuti per dimostrare attraverso i documenti, ma non ci sono precedentemente altre rappresaglie da parte dei nazisti e dei fascisti prima di quella delle fosse ardeatine, almeno non in Italia. Non c'è per il diritto di guerra, non esiste il diritto alla rappresaglia, quindi la rappresaglia comunque un fatto sbagliato. La meccanica stessa delle cose impediva totalmente che i partigiani si potessero presentare, potesse essere stato chiesto, eccetera. Quindi questo ricordo è un ricordo sbagliato. La chiudiamo qui? No, non la chiudiamo qui, perché questo ricordo sbagliato, ma così diffuso nella Roma occupata, è di per sé stesso un oggetto di studio storiografico. E evidentemente alla fine tutto quello che facciamo è dimostrare che questo sia un ricordo sbagliato, ma il punto è capire come si sia sviluppato. In questo contesto la storia orale ci permette di scandagliare nella memoria, ci permette di scandagliare nella sensibilità delle persone, ci permette di andare molto più avanti di quello che i documenti tradizionali potevano permettere senza questo strumento. Evidentemente siamo in una grande fase di transizione, la digitalizzazione delle fonti storiografiche, la moltiplicazione delle fonti storiografiche fa sì che tutte le fonti vadano valutate in maniera diversa da quelle da come valutavamo le fonti storiografiche in epoca positivista, alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento. Siamo in un'epoca di trasformazione della nostra disciplina e io credo che la fonte orale, la storia orale continuerà a essere una delle parti con le quali si farà storiografia anche nel futuro.